pudicizia di Antonio Corradini. Ma prima vediamo chi era Antonio Corradini. Antonio Corradini nasce a Venezia, probabilmente nel 1688. Nel 1711 si iscrive all'arte dei tagliapietra come scultore e 2 anni dopo ha già aperto la sua bottega. Nello stesso anno realizza la Santa Anastasia Zara per la chiesa di San Donato. Tra il 1716 e il 1718 realizza 18 busti e 2 statue per il Giardino d'Estate di San Pietroburgo per Pietro il Grande. Successivamente realizza un altare per il Duomo di Rovigo e 1 per la Cattedrale di Gluck. Inoltre realizza 9 sculture ad Aresta e 2 statue velate a San Pietroburgo. Gli viene poi affidata la decorazione dello Josef Brunnen dall'imperatore Carlo VI a Vienna. Nel 1740 muore l'imperatore Carlo VI e l'anno successivo la moglie Corradini e questo lo porta in crisi. Rientra quindi a Venezia e successivamente si sposta a Roma dove frequenta Giovanni Piranesi. Qui realizza inoltre una vestale velata che rimarrà però invenduta. Nel 1749 si sposta a Napoli ed entra a far parte della massoneria napoletana. Qui realizza inoltre la Cappella di San Severo, che rimarrà incompiuta a causa della morte. Infatti egli morirà nel 1752. La pudicizia è una scultura realizzata nel 1752, che attualmente si trova nella Cappella di San Severo, a Napoli. Essa è nota anche come la Verità Velata ed è in stile rococò. È posizionata su un piedistallo nella Cappella di San Severo e fu commissionata dal principe Raimondo di Sangro per commemorare la madre morta quando aveva nemmeno 1 anno. La figura ha una posizione in cui il peso del corpo è sbilanciato maggiormente su un piede. Il volto volge lo sguardo verso lontano, da chi lo osserva, e gli occhi sono protetti da un velo trasparente. Il panneggio risulta inoltre pesante e trasparente ed esalta le forme. Il corpo quindi è perfetto e sinuoso, come se fosse privo d'ossa, e questo la mostra come una creatura divina e non umana. Il video finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Esce un nuovo video ogni mercoledì e venerdì alle ore 21. Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice in su. Inoltre, se hai una domanda o vuoi suggerirmi un'opera, scrivimela qui sotto nei commenti. E mi raccomando, iscriviti all'Instagram Momenti d'Arte. Troverai tante news e aggiornamenti di questo canale. Inoltre, questo video e quelli precedenti sarà caricato nel mio Instagram TV. Non perderlo. Ciao!